Un insieme di luci e colori che stupiscono, tanta creatività e piccoli dettagli per una passione che ogni anno porta Giuliano Orci a trasformare un angolo della sua casa in un mondo magico per vivere in modo esclusivo il periodo natalizio. Luogo della casa incantata San Filippo sul Cesano, che Giuliano ogni anno addobba con pazienza e tanto impegno. Appesi alle pareti in tutta la casa stelle natalizie, angeli, cornici, palline di ogni colore e strass, realizzati esclusivamente a mano. Di fianco all'albero di Natale con decorazioni di colore bianco e rosso, il tradizionale presepe, realizzato con i più diversi materiali, tra cui pianelle di coccio per tetti tagliate a mano e rete metallica, poi tavolini, sedie e chaise longue. Un presepe che ogni anno si arricchisce di novità. Ho preso uno spunto di fare una cosa nuova rispetto dell'anno scorso. Ho fatto un paesaggio completo, realizzato tutto in legno, mattoncini con materiale gas beton, anche delle pianelle in coccio per fare i tetti, per attaccarle. Ho usato colla caldo, mattoncini, sassolini, e da metà settembre che ci lavoro, piano piano, un paio d'ore al giorno, sono riuscito a finirlo. Tra le novità anche la fontana, il pollaio. Sì, e quest'anno ho voluto specificare nel paesaggio ogni singola casetta in cui il personaggio rappresenta il suo lavoro. Quindi ho fatto delle targhettini in legno in cui ho scritto pollaio, falegname, vasi, anfore, scuderia, il castello di Erode. Quest'anno, apposta della cascata, ho fatto una fontanella fatta con i sassolini che mi butta giù praticamente l'acqua che parte da un muro di rocce e quindi si sente insomma scorrere l'acqua e c'è il pescatore che pesca in questo laghetto perché la fontanella diciamo va a finire nel laghetto. Quante statuine ci sono? Più o meno una cinquantina, poi ogni anno ne compro qualcuna nuova e ho anche delle statuine da quando ero piccolo. Sono vecchie ma purtroppo mi piacciono, quindi è una cosa che preferisco ogni anno mettere. Poi il ciocco di Natale. La sera della vigilia si portava questo ciocco che io ero piccolo rotolando per le scale e mettevo nel camino e si usava che la sera della vigilia praticamente si accendeva e durava anche il giorno di Natale. E anche una particolare realizzazione. Ho voluto fare le bomboniere per mia figlia, realizzate a mia idea. Ho fatto un fiore con un annaffiatoio che annaffia il fiore e poi un cuore in cui il fiore fa crescere l'amore, il cuore, e quindi l'ho fatto di tutte in legno e pitturate a mano. Una famiglia in cui si respira un'aria di festa, un grande lavoro per un vero e proprio capolavoro, realizzato grazie al sostegno dei familiari e degli amici, che sarà donato quest'anno alla parrocchia. Volevo ringraziare e fare gli auguri alle mie rispettive famiglie, compresa anche la mia, e volevo ringraziare Daniela per i fiocchi di neve che mi ha fatto, i miei amici personalmente, e volevo dire una cosa per Laile, di fare una donazione contro i tumori, i mieloma, i linfomi, queste malattie. E allora buon Natale. Grazie, buon Natale a tutti voi, grazie di essere venuti come ogni anno qui a casa mia.